Bentrovati, ultimo appuntamento settimanale con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. È l'ultimo atto di questa stagione controversa sotto tutti i punti di vista, una stagione che ha fatto dell'irrazionalità il suo emblema. Si chiude dopodomani alle 17:30 all'Ecco, a Rigamonti Ceppi, con gara 2 di finale playoff. Il Foggia ci arriva con l'obbligo di dover vincere, di dover chiudere almeno i 90 minuti regolamentari con un gol di vantaggio per garantirsi poi la possibilità di disputare i playoff e poi eventualmente, laddove dovesse permanere questo risultato, anche i conseguenti calci di rigore. La partita è ancora aperta, diciamolo subito, e questo indipendentemente da quello che è stato il risultato dell'andata, con tutto il polverone di polemiche che si è portato dietro. Foggia è una polveriera, lo avrete capito, perché da martedì sera si è scatenata la baraonda alla luce di quelle che sono state le decisioni inopportune del direttore di gara, ma soprattutto a monte del designatore arbitrale, che ha fatto una scelta impopolare che inevitabilmente poi ha aperto il fronte della polemica ad oltranza. Ma mettiamo da parte questa situazione, perché tanto si tratterebbe solo di sprecare tempo e fiato, perché quello che è fatto è stato fatto. Mi piace invece tornare a, come dire, dare uno sguardo complessivo a questa stagione che, se volessimo volgere un attimo lo sguardo indietro, è stata fatta ed è stata, come dire, messa insieme da tutta una serie di tasselli che sono segnali incontrovertibili che vanno in una sola direzione. Questa può e deve diventare per il Foggia la stagione per tentare il grande salto. Inutile che ci giriamo attorno, perché da quando è iniziata la post season e quindi sono andati in onda questi playoff, i segnali, e torniamo a ripetere, i segnali che il Foggia si è portato dietro vanno tutti verso un'unica direzione, quella della chiusura di un cerchio. Inutile che vi stia a ricordare come il Foggia è arrivato sino a quest'ultimo scoglio con il Lecco. Sarebbe dovuta uscire già dopo il primo turno con il Potenza, non ci avesse pensato Di Noia sui titoli di coda, con quel pallonetto che è sembrato telecomandato dall'alto. Ma segnali positivi sono arrivati, e come sono arrivati, nella sfida successiva con il Cerignola, quando tutti ormai davano la formazione di Delio Rossi per spacciata dopo il 4-1 dell'andata, e sapete invece come praticamente nell'overtime siano arrivati quei due gol nel giro di 3 minuti che sono valsi la qualificazione. Un altro segnale indicativo che va in una certa direzione. Vogliamo ricordarci anche di come il Foggia ha superato il turno con il Crotone, dopo aver vinto 1-0 all'andata e poi aver perso, cioè aver perso, essere stata sotto di 2 gol alla conclusione del primo tempo allo Scida, e come ha ripreso letteralmente per i capelli questa partita, anche con le scelte di Rossi, con l'ingresso in campo di Jack Beretta, sempre come dire perseguitato da infortuni che non l'hanno messo mai nella condizione di esprimersi al meglio, è autore del gol del 2-2 che ha valso la qualificazione, con quel gesto tecnico straordinario che
ha fatto, come dire, ricadere in un nuovo infortunio, anche questo un segnale chiaro, inequivocabile, fino ad arrivare, insomma, alla doppia sfida con il Pescara, soprattutto il return match dell'Adriatico davanti a 20.000 spettatori, gara che pareva segnata, il Foggia che è rimasto in piedi fino all'ultimo istante, fino all'ultimo rigore utile, fino a quando Dalmasso non ha respinto il tiro di Aloy. E poi, dopo il gol di Rutiens, è stato De Sogus a regalare 11 metri di felicità al Foggia. Ma attenzione, se ci pensate bene, anche questa gara di andata dello Zaccheria, che si è portata dietro un mare di polemiche, è un segnale che va in una certa direzione. Il Foggia ha perso perché gli episodi lo hanno condannato, perché il Lecco ha saputo sfruttare a pochi minuti dalla fine quel calcio piazzato di Lepore, che è valso il 2-1 definitivo, dopo che ci sono stati due episodi, insomma, che avrebbero potuto orientare la partita a favore del Foggia. Ma fatevi una domanda: fosse finita con il successo del Foggia, gara 1, che partita sarebbe stata questa di domenica prossima? Ci poteva essere il rischio che magari la squadra potesse rilassarsi e concedere terreno e spazio al Lecco, che è una squadra viva, una squadra che bisogna affrontare con grande attenzione e concentrazione per sperare di raggiungere il risultato positivo. E allora, non vi pare che sia anche questo un segnale che viceversa può mettere adesso nella condizione il Foggia, in questi ultimi 90 minuti della stagione, di sfoderare, come dire, l'ennesima rimonta, l'ennesima prestazione ad hoc, grazie poi a quelli che saranno i saggi suggerimenti sul piano tattico che metterà in campo Delio Rossi con questi straordinari ragazzi, che indipendentemente dal risultato finale poi non smetteremo mai di ringraziare. Probabilmente vi suonerà strano, ma questa è la condizione ideale per andarsi a giocare questa partita di ritorno. Tutte queste polemiche, tutto questo polverone mediatico non potrà che avere una ricaduta positiva sulla squadra, che è pronta, decisa, concentrata a sfoderare l'ultima prestazione, la più importante della stagione, quella che deve portare al risultato finale. Un altro segnale, questo della gara di andata, che va in un'unica direzione. E allora, Foggia, vai, vai a prenderti questa Serie B. Ciao.